primo incontro di verità per questo campionato di seconda categoria Girone D. Siamo al 4 di dicembre, esattamente alla ottava giornata del girone di andata, ottava su 11, ricordiamo che in questo campionato le squadre sono 12 e quindi la possibilità a tre giornate dalla fine del girone di andata di poter verificare le forze in campo. Siamo alla comunale di Girifalco come l'altra volta e questa volta per assistere allo scontro al vertice tra l'Euro Girifalco, seconda in classifica, e il Pianopoli, squadra di testa della prima in classifica con 19 punti, mentre l'Euro Girifalco segue proprio con 3 punti. Pianopoli non battuta ancora in questo campionato, ha avuto solo un pareggio, mentre per l'Euro Girifalco c'è stato un pareggio ed una sconfitta. Ecco spiegati quindi i 3 punti di differenza tra le due compagini. Le squadre stanno salutandosi al centro del campo, stanno per prendere posizione, ci sarà il classico minuto di classico purtroppo dovuto minuto di raccoglimento in onore della squadra brasiliana che ha perso tanti giocatori per l'incidente aereo. Momento intensissimo qui a Girifalco, come in tutti i campi, a partire dalla Serie A fino alla terza categoria, per questa tragedia che ricorda moltissimo quella che c'è stata in Italia il 4 maggio del 1949, quando persero la vita numerosi giocatori e numerosi dirigenti e giornalisti allora del grandissimo Torino. L'Italia si è sentita coinvolta in questa vicenda proprio perché ha avuto questa tristissima esperienza, e quindi tutte le società italiane, tutti i giocatori anche di nazionalità ovviamente brasiliana, certamente hanno cercato di fare qualche cosa per essere vicini alla squadra brasiliana. E comunque siamo all'inizio di questa gara, dicevamo quindi scontro al vertice. Adesso intanto io saluto qui vicino a me il collega della Gazzetta del Sud, Gino Comi, che si presta ancora una volta a darmi una mano per questa della cronaca. Gino, a te la presentazione e poi le formazioni. Sì, grazie Fausto, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti i gentili spettatori. Diciamo Fausto che è lo scontro al vertice, non so se l'hai già detto, tra due squadre che hanno le carte in regola per ambire alla promozione diretta in seconda categoria, in prima categoria, scusami. Diciamo che è un confronto tra il migliore attacco, quello dell'Euro Girifalco, e la migliore difesa, quello del Pianopoli, che con un solo gol subito in pratica risulta la formazione più ermetica. Poi il Pianopoli, tra le altre cose, è l'unica imbattuta del girone. Per quanto riguarda le formazioni, allora l'Euro Girifalco si schiera con Stranieri Roberto, Burdino Rocco, Chiarella, Conidi Leonardo, Palaia Ferraina, Malang, Vonella Valerio, Sciaban, Conidi Domenico e Quirino. In panchina Sparacino, Sgro, Signorello, Randò, Burdino Leonardo, Vonella Michele e Stranieri Domenico. Allenatore Michele Cristofaro. Per quanto riguarda gli ospiti del Pianopoli, abbiamo Mascaro in porta, Gallo, Cabli, Abdellà, Cabli, Aladdin, Palmieri, Vatalaro, Giampà, Notaro, Gigliotti,
Isabella e Mazziotti. In panchina Mascaro, Aiello, Boca, De Grazia, Falvo, Lucia e Rifioriti. Allenatore Scerbo Polverato. L'arbitro è il signor Ballerini di Catanzaro. A te la linea. E allora vediamo la disposizione in campo delle formazioni. Alla vostra sinistra, con la classica maglia bianco amaranto, l'Euro Girifalco, purtroppo ancora con quei numeri che abbiamo notato già l'altra volta nel derby, con il derby. Attenzione, c'è l'Euro Girifalco che stava attaccando, c'è un fallo di mano da parte di un giocatore in attacco appunto della squadra di casa, e il pallone viene assegnato per la rimessa dal calcio di punizione al portiere del Pianopoli. Il Pianopoli sulla destra dei vostri teleschermi in una maglia a tinta unita, con davanti una banda rossa e quindi è facilmente riconoscibile. I numeri in questo caso sono bianchi ed è facile poterli identificare. E allora, stavamo dicendo di questo scontro al vertice, sicuramente ancora siamo nel girone di andata, Gino. Attenzione al Pianopoli con il proprio centravanti. Stavo dicendo, quindi ci stiamo sistemando qui nella tribuna, appunto, per fortuna coperta qui di Girifalco, ma anche oggi come la volta scorsa c'è un bel freddo, un bel vento freddo che batte e che intirizzisce gli arti inferiori e superiori. Attenzione all'Euro Girifalco, però c'è un fallo, dice il direttore di gara, da parte del giocatore in attacco dell'Euro Girifalco. Squadra di casa che recupera ancora una volta il pallone. Pallone sul lancio sinistro per Quirino, che non riesce a raggiungerlo. La palla finisce tra le braccia del portiere del Pianopoli. Dicevo di una partita che certamente è di cartello, non dovrebbe essere assolutamente decisiva, perché insieme all'Euro Girifalco, attenzione ancora una volta, la squadra ospite del Pianopoli che si affaccia dalle parti dell'area di rigore dell'Euro Girifalco, viene fermato un giocatore che chiedeva un calcio di punizione, così non è, di questo avviso non è l'arbitro, però poi la palla viene recuperata ancora dai giocatori ospiti che partono in avanti, rinviano di testa la difesa dell'Euro Girifalco, si lotta al centrocampo, recupera il pallone, Quirino sulla fascia di sinistra, cerca di superare un uomo, viene fermato in anticipo da un giocatore appunto ospite e lo mette giù. Ci potrebbe stare probabilmente anche l'ammonizione in questi casi, vediamo di che avviso sarà l'arbitro. No, sembra che non prenda provvedimenti nei confronti del giocatore del Pianopoli che si era reso autore di questo fallo, un fallo abbastanza diciamo pesante, perché Quirino se ne stava andando sulla fascia di sinistra, lo ha abbattuto proprio il difensore del Pianopoli. L'arbitro ha segnato il calcio di punizione e adesso la battuta appunto per i giocatori della squadra di casa. Schieramento al limite dell'area di rigore, partono i diversi giocatori dell'Euro Girifalco, il rinvio di testa del difesa del Pianopoli, attenzione che adesso c'è un 2 contro 2 da parte del Pianopoli che si porta in avanti, però non serve bene il compagno, il numero 10, la squadra del Pianopoli. Era un'occasione importante questa, perché potevano effettivamente andare nell'1 contro 1, anzi nel 2 contro 2 effettivamente i giocatori del Pianopoli, e non sono riusciti a portare in attacco questa occasione. Adesso ancora la squadra prima in classifica che si difende, certamente sembra una buona partita. Gino, stiamo assistendo già a variazioni di attacchi da una parte e dall'altra. Sì, in effetti d'altronde sono, io credo, le migliori del lotto, del girone, per cui si stanno dando da fare.
Il Pianopoli sta chiaramente gestendo la partita e naturalmente vuole imporre il titolo di essere prima in classifica, e l'Euro Girifalco naturalmente tenta di superarlo, come giusto che sia, per superarlo anche in classifica. Per raggiungerlo, diciamo, in classifica, perché arriverebbe a 19 punti, però stavo dicendo prima, certamente ancora è presto per poter parlare di situazioni importanti e definitive in questo campionato. Attenzione, c'è fuorigioco da parte del giocatore del Pianopoli. Stavo dicendo, è un campionato che ancora è nella fase del girone di andata, ci sono altre squadre come il San Pietro Apostolo, il Real Mortilla, che possono ancora cercare sicuramente di impensierire le compagini di cui che stiamo vedendo in questo momento in campo. Ancora l'Euro Girifalco, attenzione, vediamo Quirino ancora con il pallone, non c'è fallo questa volta, dice il direttore di gara. Stavo nominando le altre squadre, ricordiamo per esempio anche, stavo dicendo, il Real Mortilla, un Real Mortilla che ha 13 punti in classifica ma ha una partita in meno, quindi potenzialmente potrebbe essere che poi la partita in meno è contro la Nuova Valle, ultima in classifica, e stavo dicendo che potrebbe essere potenzialmente a 16 alla pari dell'Euro Girifalco, e quindi oggi addirittura si potrebbe formare un terzetto, non me ne vogliono ovviamente gli amici del Pianopoli, stiamo vedendo le possibilità che ci possono essere nella gara di oggi. Stavo dicendo, ci potrebbe essere addirittura una possibilità di tre squadre a 19 punti, il che renderebbe davvero importante e bello questo campionato. Attenzione all'Euro Girifalco che viene controllato in fallo laterale, sono due i giocatori dell'Euro Girifalco che cercano di recuperare un pallone. Vi chiediamo scusa se impalliamo probabilmente la telecamera nella nostra posizione per andare a cercare qui sulla fascia di destra in basso i giocatori che attaccano per l'Euro Girifalco. Fallo laterale adesso per la squadra di casa. Sciabari che tenta di portarsi in avanti, poi la squadra del Pianopoli in ripiegamento, anzi in ripartenza. C'è Isabella che cerca di andare sul pallone ma viene fermato dalla difesa dell'Euro Girifalco. Poi Aladin Kabli del Pianopoli. Stiamo assistendo, Gino, che adesso stiamo vedendo che in diversi campionati, anche nella seconda e nelle terze categorie, vediamo giocatori stranieri. Questa è un pochettino la situazione per il fatto che abbiamo molti immigrati che sono arrivati in Italia. Eh sì, questa situazione naturalmente dà l'opportunità anche alle squadre di categorie inferiori di avere degli stranieri. Per esempio nel Girifalco oggi ce ne sono due, c'è Shaban che è qui. Mi va di far notare una cosa, che Leonardo Conidi, che di solito gioca nel tridente offensivo, è stato schierato nell'inedito ruolo di difensore centrale. E probabilmente Randò non era disponibile o comunque avrà qualche accerco fisico per costringere Cristoforo a fare questa scelta, mentre in attacco è subentrato al suo posto Shaban, che finora non aveva giocato e che va a completare il trio d'attacco. A te. Il calcio di punizione per il Pianopoli, il tiro da parte di Isabella, c'è la deviazione e c'è il calcio d'angolo, il primo tiro dalla bandierina per quanto riguarda la squadra ospite, il Pianopoli.
il rinvio da parte dell'Eurogiri Falco. Si lancia in attacco la squadra di casa con Quirino che si trova, anzi no, è Domenico Conidi. Stavamo parlando appunto degli immigrati, e questo, se posso esprimere un mio pensiero personale, è la cosa migliore che si può ottenere da questa situazione effettivamente incresciosa che purtroppo sta flagellando questi paesi e che costringono tutte queste persone a venire a trovare un po' di tranquillità nell'Europa, in Italia in particolare, perché sappiamo come siamo messi con le nostre frontiere, e questo per fortuna è secondo me l'occasione migliore di poter stabilire che ci sia davvero integrazione possibile. Ecco, e appunto mi hai preceduto questo credo che sia il canale migliore per creare quell'integrazione di cui tutti abbiamo bisogno, insomma, arrivato a un certo punto. Ancora Isabella per il Pianopoli, il capitano oltretutto, poi la palla viene rimandata in fallo laterale. Cabli tira dalla lunga distanza dopo uno scambio con il proprio compagno, fa bene, buona guardia Roberto Stranieri per l'impossessarsi del pallone. Gino, tu che segui moltissimo, particolarmente tutte le partite dell'Eurogiri Falco, vedo che oggi Domenico Conidi mi pare che è stato schierato sulla fascia destra per lasciare il posto, come dicevi tu, a Chaban al centro. Sì, in effetti è così, anche se si muove parecchio Domenico Conidi a destra, a sinistra, in pratica su tutto il fronte d'attacco, scambiandosi spesso con Quirino nella posizione. Di esterni, uno a destra e uno a sinistra, lasciando Chaban al centro dell'attacco appunto dell'Eurogiri Falco. Adesso è la squadra Gigliotti che cerca di lanciare in avanti il proprio compagno Mazziotti, la palla è fatta sua da parte del portiere dell'Eurogiri Falco. Poi c'è un errore da parte della squadra di casa con Chiarella che manda in out, non riuscendo a servire adeguatamente un proprio compagno. Intanto io, come al solito, devo ringraziare l'assistenza tecnica di Giuseppe Rosanò, per tutti noi amici il Pepe Rosanò, che ci dà sempre l'opportunità di poter seguire le partite dell'Eurogiri Falco. Noi come Domenica Gol lo ringraziamo particolarmente anche per i servizi che ci manda della Bussolavis quando è la giornata di casa, perché qui a Giri Falco, su questo terreno, me lo insegna Gino, si gioca tutte le domeniche, e quest'anno tutte le domeniche in seconda categoria, esattamente in questo girone D. Sì, anche la Bussolavis, e forse vale la pena ripetere quello che abbiamo detto due domeniche fa, che questa piazza, questa cittadina, Giri Falco meriterebbe sicuramente, per la passione dei suoi tifosi che ancora oggi sono numerosissimi qui sul Ricci, meriterebbe questa cittadina e questi tifosi meriterebbero una squadra appartenente a categoria superiore sicuramente. Sicuramente sono d'accordo con te, lo abbiamo ripetuto più volte. Bussolavis, dicevamo che domenica scorsa ha preso i primi tre punti, perché la vittoria contro l'Isca in pratica gli era stata annullata dal giudice sportivo. Quella partita sarà recuperata proprio esattamente in questa settimana, proprio il giorno dell'Immacolata, l'8 di dicembre. Comunque torniamo a questa partita tra l'Eurogiri Falco e il Pianopoli, ripetiamo ancora una volta, la seconda contro la prima. Stiamo assistendo davvero a una bella partita, una partita che vede entrambe le compagini alla ricerca di punti di attacco, appunto per cercare di scardinare le difese avversarie. Non si chiude il Pianopoli, non disdegna le azioni offensive anche l'Eurogiri Falco. Certamente la squadra di casa vuole vincere questo incontro per cercare di raggiungerlo in vetta, mentre il Pianopoli sta cercando di mantenere e di controllare per il momento appunto le azioni di attacco della squadra di casa. E adesso l'altro
straniero, Malanga dell'Euro Girifalco, che tenta la rimessa con le mani, non ci riesce, sbaglia, poi il pallone lasciato da Gigliotti a Vatalaro per il Pianopoli. Lancio lungo probabilmente in area di rigore, sì, è così. Cerca di andare sul pallone Isabella, poi non vi riesce, non lo raggiunge, libera la difesa dell'Euro Girifalco. Quirino lancia in attacco, buonissimo il lancio da parte del numero 11 per l'altro attaccante, che cerca di portarsi in avanti, poi dà il pallone al centro, cerca di liberarsi, c'è il calcio di punizione, dice il signor Ballerini di Catanzaro, c'è il fallo ai danni, se non andiamo errati, di Domenico Conidi, che viene fermato proprio al limite dell'area. Ecco, proprio questo era il classico, anzi era Quirino probabilmente, sì, da parte, non c'era stato lo scambio tra Conidi e Quirino, questa volta era rimasto Quirino sulla fascia di sinistra, lo aveva servito proprio Domenico Conidi dalla fascia di destra, e Quirino si è guadagnato questo calcio di punizione importantissimo e pericolosissimo, Gino. Sì, anche perché Quirino è uno specialista dei calci di punizione, quindi potrebbe essere una occasione ghiottissima per il Girifalco per passare in vantaggio. 18° del primo tempo, il risultato attualmente è 0-0, foltissima la barriera composta da giocatori dell'Euro Girifalco e da difensori del Pianopoli. Quirino sul pallone, parte Quirino, si muove un giocatore dalla barriera, rischia l'ammonizione, così dovrebbe essere, non lo fa il direttore di gara, però tutto riparte dall'inizio. Quirino serve in attacco il proprio compagno, era uno schema questo da parte dell'Euro Girifalco, un bel schema davvero, che si poteva sicuramente portare a qualcosa di più, però è stata brava la difesa del Pianopoli. Sì, in effetti mi aspettavo il tiro diretto in porta, visto che Quirino ha questi colpi da maestro, però in effetti lo schema era stato concepito abbastanza bene, solo che è stata pronta la difesa avversaria a non cadere nello schema dell'Euro Girifalco. Sì, hanno chiuso bene i difensori appunto della squadra ospite. Attenzione, che tenta di portarsi in avanti Mazziotti, ben controllato anche ora una volta da Malang, che è... no, mi chiedo scusa, non era Malang è qui sulla fascia di destra, era Leonardo Conidi, esattamente, giustamente, grazie il numero 4, grazie Gino. Attenzione ancora all'Euro Girifalco che riparte. Ferma il pallone Vatalaro che poi cerca di rilanciare Mazziotti all'indietro per il proprio compagno, poi resta a terra Mazziotti per il contraccolpo subito nel momento in cui dava il pallone all'indietro. Vediamo se l'arbitro ha assegnato il calcio di punizione a favore della squadra lametina. Deve ricorrere alle cure dei sanitari il giocatore numero 11 del Pianopoli. Ripeto, è stato un normale contrasto di gioco nel momento in cui aveva già dato il pallone, probabilmente il difensore dell'Euro Girifalco non è riuscito a mantenere le distanze dall'attaccante e lo ha colpito, ma per fortuna tutto è rientrato, si è rialzato Mazziotti, adesso parla ancora con il difensore dell'Euro Girifalco che lo aveva colpito, tutto tranquillo per fortuna, stiamo assistendo, d'altra parte possiamo dirlo sicuramente, stiamo assistendo ad una gara sicuramente intensa, però corretta fino adesso. Sì, una gara correttissima, tra due squadre che non sono un po' imbrigliate, è vero che si stanno affrontando a viso aperto, però con poco gioco a centrocampo, le due squadre cercano di scavalcarlo proprio la linea centrale del campo, e quindi
le azioni un po' latitano perché le difese hanno facile gioco sui rispettivi attacchi, insomma. Il gioco riprende, lancio su il numero 9, Gigliotti, ma fa buona guardia alla difesa dell'Euro Girifalco, che ora spazza con Vonella, pallone a Domenico Conidi, che smista sul numero 8, che lancia Quirino, ma viene anticipato dal numero 3 del Pianopoli, Kabli Abdellah. Di nuovo lancio su Conidi, che cerca di far continuare sulla corsa Malang, che non riesce ad agganciare, quindi si riprende il gioco dal fallo laterale del Pianopoli. Lunga gittata per la rimessa da parte del difensore del Pianopoli, poi lottano sul pallone due giocatori ed è ancora l'Euro Girifalco che controlla a centrocampo con il pallone scodellato in mezzo verso Chaban, che non riesce ad impossessarsi del pallone. Poi c'è il tiro da parte, più che un tiro era una messa al centro dell'area avversaria per quanto riguarda l'Euro Girifalco, e fa buona guardia il portiere Mascaro. Ancora Malang, che cerca di servire in avanti il compagno di squadra Chaban, che viene invece colto in fallo. Lui sostiene di aver giocato con la spalla, non è di questo avviso il direttore di gara, che assegna il calcio di punizione al Pianopoli. Si appresta a batterlo Palmieri, il numero 5 per l'esattezza. Discutono adesso a centrocampo i giocatori del Pianopoli con l'arbitro, esattamente i due capitani, Isabella e Palaia. Fino adesso, dobbiamo dire la verità, non c'è stato nulla di particolare, qualche fallo di gioco. Non credo che le due squadre debbano essere richiamate per il gioco scorretto. No, assolutamente no, naturalmente falli normali di gioco che non danno la possibilità assolutamente all'arbitro di prendere provvedimenti drastici nei confronti dei giocatori, che comunque stanno giocando in maniera molto ma molto corretta. E si vede che il signor Ballerini vuole tenere in pugno la situazione, va ad avvisare certamente i giocatori da una parte e dall'altra attraverso i capitani, proprio per evitare che la partita possa degenerare. Attenzione, ecco Malang sulla fascia di destra, il numero 7 dell'Euro Girifalco, gioco di prestigio, poi invece di tentare di mettere il pallone al centro dell'area di rigore tenta addirittura un tiro, la palla prende un effetto stranissimo e sorvola di molto la traversa del portiere del Pianopoli Mascaro. Il rinvio di Mascaro, colpo di testa tentato da parte di Notaro, che poi recupera il pallone, però viene fermato da Palaia. Palaia manda sulla fascia destra cercando di servire Domenico Conidi, che però non riesce a raggiungere la porta, la palla nella zona di attacco dell'Euro Girifalco. Ancora non controlla Gigliotti, la palla in avanti, ancora Malanga, anzi in questo caso non era questa volta Malanga ma era Chaban che lottava per riconquistare il pallone. Attenzione, ancora il lancio, rinvia Abdellah Kabli, sono due i Kabli, uno è Abdellah, l'altro è Aladdin, il numero 3 e il numero 4 del Pianopoli.
quindi due stranieri diciamo per l'Euro Girifalco, due per il Pianopoli. Poi Giampà che là il pallone a Isabella che tira dalla lunga distanza, non inquadra lo specchio della porta, addirittura la palla si perde dietro gli spogliatoi alle spalle della porta, difesa da Roberto Stranieri. Roberto Stranieri che si appresta al rinvio, dà al proprio compagno di squadra che agisce sulla fascia di sinistra, poi ancora il rinvio da parte del centrocampo, questa volta ancora Domenico Conidi che lascia a Malanga che anzi era Sciabanna che poi apre per Malanga viene fermato in fallo laterale, rimessa con le mani del numero 7 dell'Euro Girifarco, ancora una volta la palla, questa volta no, toccata da Domenico Conidi che mette in fallo laterale, la rimessa in gioco viene assegnata agli ospiti del Pianopoli. Ancora Palaia a fermare questo pallone, ancora una rimessa con le mani da parte dei giocatori dell'Euro Girifalco. Non va a buon fine questo attacco del Pianopoli, ecco il capitano Palaia che con le mani mette verso un proprio compagno, poi il pallone è conquistato da Mazziotti che cerca di liberarsi a centrocampo, poi viene fermato da Maniang che cerca di servire Sciabanna. Pallone conquistato da Domenico Conidi che cerca di servire Quirino sulla fascia di sinistra, allargato un po' in profondità il pallone per il numero 11 che lo tiene, però poi non può sfruttarlo adeguatamente e non può servire un proprio compagno. Attenzione che riparte il Pianopoli con il numero 11, Mazziotti che si libera con una giravolta dell'avversario, poi di spalla probabilmente viene francobollato prima di entrare in aria, l'arbitro non fischia il fallo e credo che alla fin fine sia una decisione giusta questa. Sì, assolutamente sì, il recupero del giocatore dell'Euro Girifalco è stato straordinario e non ha fatto nessun fallo, anzi lo ha subito poi alla fine perché Mazziotti cadendo lo ha trascinato giù. E se non sbaglio è il numero 2 Burdino da quella parte che sta facendo il centrale insieme a Conidi sulla fascia di destra, Chiarella sulla fascia di sinistra, Ferraina, anche se più di una volta abbiamo notato come l'Euro Girifalco si schieri a tre dietro con i due esterni, il 7 e il 6 che poi vanno a fare la linea 5 nel momento in cui la squadra si trova a dover difendere. Eccola proprio in questo momento, la vediamo lo schieramento a 5 dietro l'Euro Girifalco, i tre centrali e i due esterni, il 7 e il 6, sempre che la vista dei numeri che hanno sulle spalle ci aiuti e ipotizziamo che siano il 7 e questo è sicuro che è Malanga e dall'altra parte ci dovrebbe essere il numero 6 Ferraina, mentre Palaia il numero 5 è a centrocampo, certe volte si porta addirittura nella fase in attacco per supportare i tre attaccanti che ricordiamolo sono a destra Domenico Conidi, a sinistra Quirino, centrale Sciabanna, Vonella e appunto Palaia fanno diciamo da centrocampo insieme anche ai due
Malang e Ferrain che si portano in avanti, quindi un 3-4-3, quello schierato da Michele Cristoforo oggi per questa importantissima partita contro il vertice tra l'Euro Girifalco e il Pianopoli. Attenzione che Stranieri nello smanacciare per poco non mette il pallone proprio sui piedi del giocatore, dell'attaccante numero 9 Gigliotti del Pianopoli. Poteva lasciare scorrere questa palla Stranieri, ha preferito invece toccarla e per poco non causava addirittura un infortunio alla sua squadra. Sì, anche perché c'era un suo compagno di squadra dell'Euro Girifalco dietro Stranieri, che poteva rinviare più comodamente, però voglio dire, il portiere, sai, poi alla fine si trova il pallone lì e tenta comunque di prenderlo, solo che Stranieri non ci è arrivato, l'ha solo smanacciato e per poco non combinava la frittata per l'Euro Girifalco. Pianopoli ancora in possesso di palla, attacco da parte della capolista con il numero 4 Aladin Kabli, che poi tira il numero 9 Gigliotti, è bravo davvero, si supera questa volta Stranieri con la mano di riporto a mandare la palla in calcio d'angolo. Sì, è molto bravo Stranieri, l'ha dimostrato in questa occasione, che con la mano di riporto ha smanacciato il pallone in calcio d'angolo. 33esimo del primo tempo, calcio d'angolo il secondo per il Pianopoli, questa volta dalla fascia del fronte di attacco di destra. Ancora il numero 7 Giampà, libera la difesa dell'Euro Girifalco, però in questo momento è la squadra ospite che sta facendo un po' meglio, diciamo, per quanto riguarda, ha preso le misure sicuramente nella fase di centrocampo e adesso sta cercando di portare qualche giocatore in attacco. Adesso la palla poi si perde tra le braccia di Stranieri. Gino. Sì, in effetti mi precedi sempre comunque. Ero sul punto di dirti proprio che il Pianopoli stava un po' accelerando sul pedale per sbloccare la situazione, sta manovrando un tantino meglio, perché onestamente fino a questo momento il gioco era un po' latitato. La capolista sta cercando di imporre il proprio gioco e il Girifalco deve stare attento, perché io ho visto il Pianopoli già nella prima giornata del campionato lì a Caraffa, l'unico pareggio che ha fatto il Pianopoli, e mi è sembrata una squadra ben organizzata, con un buon gioco e soprattutto con due lì davanti che riescono a fare molto bene. Ora il Girifalco tenta di imbastire un'azione, ma viene fermato immediatamente. D'altra parte il Pianopoli non può stare ad aspettare che faccia gioco l'Euro Girifalco, perché sa certamente delle capacità dei tre attaccanti appunto della squadra di casa, e quindi non può assolutamente cercare di lasciare il gioco a loro, deve contrastarlo, anzi è l'occasione migliore, come si dice, la migliore difesa è l'attacco in questi casi, e cerca quindi di portare uomini in avanti proprio per costringere l'Euro Girifalco al controllo della gara e della zona di campo. Ancora una volta si lotta sul pallone, questa volta ottiene il calcio di punizione il Pianopoli con il numero 6 Vatalaro, che è riuscito a contrastare due giocatori dell'Euro Girifalco, esattamente il 7 Malang e il 10 Domenico Conidi. Adesso è proprio lo stesso numero 6 che si appresta a questo tiro a lunga gittata per portare in attacco la propria compagine, però il pallone colpito male questa volta da Chiarella va a finire in fallo laterale.
sempre Vatalaro con le mani a cercare il proprio compagno Isabella, che viene anticipato e la palla finisce in calcio d'angolo per il terzo tiro dalla bandierina da parte degli ospiti. Ancora nessuno mi pare battuto dall'Euro Girifalco fino adesso, a dimostrazione del fatto che il Pianopoli certamente non sta a guardare, anzi sta portando azioni in attacco, e se precedentemente era stato l'Euro Girifalco con l'azione sul calcio di punizione ad avere una buonissima occasione, poco fa Stranieri ha dovuto compiere il miracolo per mandare in calcio d'angolo un tiro dalla lunga distanza. Adesso è il Domenico Conedi che riparte, cerca di servire Malang, eccolo a seguire in velocità contro il numero 6 Vatalaro, che gli dà una bella spallata. L'arbitro ritiene giusto e valido questo comportamento, non assegna alcunché alla squadra di casa. Poi c'è la palla che finisce in fallo laterale, la rimessa con le mani viene assegnata agli ospiti del Pianopoli. Vigoroso, dicevamo, il contatto tra i due giocatori, però credo che anche questa volta l'arbitro abbia avuto ragione. Era corretto, perché fa un pochettino il paio con quello che avevamo visto dall'altra parte tra il difensore dell'Euro Girifalco e l'attaccante del Pianopoli. Ancora Isabella, il capitano, che cerca di portare in avanti la propria squadra, da a Giampà, Giampà ancora a Aladin Kabli. Poi il rinvio da parte della difesa dell'Euro Girifalco, non riesce a raggiungere il pallone per Quirino, che però lo prende adesso, vediamo se riesce a liberarsi. 1-2 con Chaban, che poi alla fine commette fallo, ha sbagliato per troppa precipitazione, in questo caso il numero 9 dell'Euro Girifalco, era una buonissima occasione, però in questo caso l'1-2 si fa in profondità, non restituendolo da dove si è ricevuto il pallone. Sì, un errore tecnico. Chaban in effetti sta un po' deludendo, cioè deve sostituire Leonardo Conidi e lo sta facendo forse nel peggiore dei modi, perché non trova le misure con i suoi compagni di reparto. Diciamo che obiettivamente che si sta impegnando tantissimo il numero 9 dell'Euro Girifalco, non possiamo dire assolutamente, cioè, non sono molto d'accordo con Teggino che non stia facendo benissimo e che non riesce a finalizzare, ecco, però si sta muovendo tantissimo, si fa trovare, riesce ad avere l'opportunità di portarsi in avanti. Probabilmente non c'è l'intesa che ci poteva essere tra i tre di attacco, Leonardo, Domenico, entrambi con Idi e Quirino, perché sicuramente si gioca, attenzione ancora, adesso è Malang sulla fascia di destra come sempre, cerca di dare all'indietro, Palaia ferma il pallone, lo mette per un proprio compagno, libera la difesa del Pianopoli, ancora Chaban, questa volta che non riesce a toccare, e forse proprio nell'irruenza, che credo che sia il suo difetto, perché quando non riesce a controllare il pallone poi quasi sempre commette fallo. Anche l'inesperienza, direi, Fausto. Alla Niang, insomma. In effetti. Anche perché credo che sia la prima partita che faccia dal primo minuto, da titolare, e quindi sai, anche l'emozione di trovarsi di fronte a tanti spettatori può giocare un brutto gioco. Poi naturalmente noi abbiamo negli occhi il gioco a tre tra Quirino, Conidi Leonardo e Conidi Domenico, e quindi in effetti un po' ci fa storcere il muso, però voglio dire, l'impegno c'è, come dicevi giustamente tu, e questo è già importante, piano piano si farà. Vediamo adesso questa rimessa ancora lunga con le mani da parte del giocatore del Pianopoli, il numero 6 per la precisione, Vatalaro. A proposito di pubblico, rimarchiamolo ancora una volta, avevamo assistito al pubblico delle grandi occasioni per il derby con la Bussolavisi, anche oggi che è una partita di cartello tra la seconda e la prima in classifica, Girifalco ha risposto presente e davvero sicuramente avvalora tutto quello che di buono e di bello diciamo su questa cittadina dal punto di vista sportivo.
E comunque non va dimenticata la solidità della difesa avversaria. Non dimentichiamo, come dicevo all'inizio, che è la squadra che ha subito di meno un solo gol, e quindi alla difesa migliore la sta confermando anche oggi. Sì, esattamente come dice giustamente Gino, per quanto riguarda la difesa del Pianopoli, un solo gol in pratica subito, esattamente se non andiamo errati proprio nel 3-1 casalingo contro il Real Mortilla, l'unica squadra che fino adesso è riuscita a segnare a questa difesa, peraltro in una sconfitta, quindi diciamo che con 3-1 è indolore subire un gol, quindi certamente fino adesso per tutto il resto è una squadra imbattuta, oltretutto imbattuta anche dal punto di vista delle sconfitte, perché ricordiamolo, fino adesso ha ottenuto un solo pareggio, quello proprio che ricordava Gino Comi in telecronaca alla prima giornata di campionato nella trasferta di Caraffa, 1-0-0, e poi da lì in poi, e oggi siamo all'ottava giornata, sono 7 vittorie consecutive, quindi sappiamo che 6 vittorie consecutive, chiedo scusa, perché poi hanno portato a 19 punti dei 21 disponibili in questo campionato, mentre l'Euro Girifalco, come dicevamo, ha pareggiato una partita e ha perso a San Pietro Apostolo un 4-2 della quinta giornata, che probabilmente lo ha limitato nell'occupare la prima posizione in classifica, come era stato fino a quel momento contro proprio insieme con il Real Mortilla e il Pianopoli. L'altro punto, l'Euro Girifalco lo aveva perso nel derby contro la Nuova Valle, sappiamo, anche se la Nuova Valle attualmente è ultima in classifica, addirittura a meno uno in virtù dei 3 punti di penalizzazione che ha ottenuto dalla Lega, diciamo che nei derby i valori certe volte non contano, e quindi anche in quel caso lì lo 0-0 ci stava tutto quanto per l'Euro Girifalco, che magari non è riuscito a vincere quella gara. Eh sì, nel calcio è così, insomma, soprattutto poi in Italia, basti pensare alla Serie A, il Crotone che è rimasto sull'1-1 fino a pochi minuti dalla fine del... Andiamo nella cronaca recente proprio. Nella cronaca recente, ma di esempi di questo tipo se ne possono trovare a iosa, insomma. E questo succede anche nei campi di periferia, nelle categorie inferiori, in cui anche la squadra meno attrezzata trova la giornata giusta per fermarti. Così può capitare a qualsiasi squadra, insomma. A dimostrazione del fatto che nulla è scontato nel calcio, la partita prima si gioca, si vince e poi si discute. Ne ha avuto una grandissima occasione e dimostrazione la squadra inglese dell'Leicester, che l'anno scorso, a dispetto di tutti e contro delle grandissime squadre che ci sono lì in Inghilterra, è addirittura andato a vincere il campionato inglese. Adesso c'è ancora un fallo di gioco, un calcio di punizione ancora a favore dell'Euro Girifalco. Resta a terra Quirino, come sempre sulla fascia di sinistra cerca di poter portare qualcosa di importante nei confronti della difesa del Pianopoli a favore della propria squadra. Ancora una volta subisce fallo e c'è questo calcio di punizione a favore della squadra di casa. Siamo quasi al 45esimo del primo tempo, vedremo se l'arbitro assegnerà del recupero. Sul pallone lo stesso Quirino, che come ci ricordava Gino Comi è un, diciamo, bravo giocatore da questo punto di vista, tira in porta direttamente la palla dall'illusione del gol, tanto è vero che qualcuno qui in tribuna ha esultato, però invece ha toccato solo la parte esterna sul palo destro del portiere del Pianopoli. Sì, Quirino sta scaldando il piede per un eventuale
opportunità successiva. Intanto l'arbitro Ballerini ha fischiato il doppio fischio della fine del primo tempo, le squadre negli spogliatoi, risultato 0-0, finora giusto, diciamo. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto, c'è stato poco gioco a centrocampo per la verità, e comunque le difese hanno sempre avuto la meglio. E allora l'appuntamento è per il secondo tempo. A voi la linea. Squadre schierate al centro del campo per il fischio di inizio del secondo tempo tra l'Euro Girifalco ed il Pianopoli per il campionato di seconda categoria Girone D. Siamo all'ottava giornata, quindi 0-0 alla fine del primo tempo, un buon primo tempo, diciamo, anzi più che altro una buona prima parte di primo tempo, con le due squadre che si sono date battaglia per cercare di portarsi in vantaggio. Poi c'è stato un po' un calo da parte dell'Euro Girifalco, è venuto un po' su meglio il Pianopoli, che ha avuto una buona occasione con la parata di Stranieri. E quindi dicevamo di questo incontro al vertice tra la capolista Pianopoli e la seconda in classifica, l'Euro Girifalco, che è distanziata di 3 punti e che cerca certamente con questa occasione, questa possibilità della partita in casa, di batterla, appunto la capolista, di raggiungerla in vetta proprio alla graduatoria. Con me a commentare questa gara Gino Comi, il giornalista della Gazzetta del Sud, che mentre c'è in questo momento una posizione fuori gioco di giocatore di rientro che si trovava al di là e poi era rientrato. Mazziotti, che era dietro la linea dei difensori dell'Euro Girifalco, che si è impadronito del pallone naturalmente in gioco falloso, diciamo così. E Fausto, c'è un cambio nel Girifalco, Cristoforo ha cambiato la sua formazione lasciando invariato lo schema 3-4-3, però togliendo Chaban, facendo entrare Randò all'inizio del secondo tempo e spostando naturalmente nella sua posizione canonica di centrale d'attacco Leonardo Conidi. Sì, quindi Randò al posto di Chaban al primo del secondo tempo. Attenzione, c'è proprio l'Euro Girifalco con Domenico Conidi che tenta di tirare verso la porta avversaria. Mascaro è ben posizionato e ferma il pallone, quindi cambio di uomini, non di modulo, come giustamente sottolineava Gino. Per quanto riguarda l'Euro Girifalco, Randò va a fare il centrale della difesa, appunto, della squadra di casa, e il numero 4 a questo punto, Leonardo Conidi, si va a posizionare nella classica posizione di attacco, mettendosi al centro del proprio fronte offensivo, con a destra l'altro Conidi Domenico e a sinistra come sempre Quirino. Vedremo se poi i tre cercheranno di scambiarsi anche il ruolo, come spesso avviene nelle altre partite. Adesso c'è questo calcio di punizione a favore del Pianopoli. Adesso è l'Euro Girifalco schierato alla destra dei vostri teleschermi con la classica maglia bianco amaranto,
sulla fascia di destra se ne va il numero 7 Malang, che viene fermato, anzi si porta il pallone fuori dal perimetro del campo e il fallo laterale viene assegnato al Pianopoli. Dicevamo un primo tempo che era partito benissimo con le due squadre che si fronteggiavano, poi probabilmente c'è stato un momento di studio nella seconda parte della gara. Eh sì, perché credo che è vero che entrambe le squadre vogliono vincere per ovvi motivi la partita, ma probabilmente la prudenza non è mai troppa e quindi è meglio non prenderle. La partita riprende con un fallo laterale, rimessa in gioco del numero 2 del Pianopoli, che dà al 7, che smessa verso il 4, e palla a Domenico Conidi, che punta all'uomo, dà al fratello Leonardo, che cerca di tirare al volo, rientra Domenico Conidi, che viene contratto in area. E comunque l'Euro Girifalco continua ancora, c'è Quirino che dà al centro, ma è bravo Mascaro ad intercettare il lancio, l'assist di Quirino con l'esterno sinistro. È più che giusta. Attenzione, adesso vediamo il Pianopoli per il momento in attacco, però non riesce il colpo di tacco a Notaro, che cercava di servire il proprio compagno in area di rigore. Ma diciamo che più che l'azione susseguente, quella di Quirino che ha cercato di mettere la palla al centro per un proprio compagno, è stato bellissimo la difesa, chiamiamolo, diciamo così, del giocatore del Pianopoli, Palmieri, se non vado errato, che davvero si è messo davanti come a proteggere la difesa, la propria difesa, e sicuramente in quel caso lì probabilmente Mascaro avrebbe avuto poco da dire sul tiro dal limite dell'area. Attenzione, la palla però finisce fuori, non riesce a conquistarla e a controllarla Quirino. Davvero una partenza a razzo quella dell'Euro Girifalco. Adesso c'è una sostituzione e si vede che l'allenatore del Pianopoli vuole correre ai ripari. Esce il numero 8 Notaro e siamo appena al sesto del secondo tempo, quindi certamente magari avrà visto qualche cosa che è cambiato nell'Euro Girifalco e cerca di opporre le adeguate contromisure il tecnico del Pianopoli. Entra il numero 18 al posto del numero 8. Rifiorato, sì, è entrato Rifiorato al posto di Notaro, e sicuramente, vista la nuova disposizione dell'Euro Girifalco, l'allenatore del Pianopoli cerca di adottare le opportune contromisure per contrare un po' il peso in attacco maggiore dell'Euro Girifalco. Sì, vediamo che il numero 18, a differenza del... Attenzione, ancora una volta Domenico Conidi che cerca di recuperare il pallone. Quirino, vediamo se si mette la palla sul destro, però tira e il tiro è centrale e ancora una volta Mascaro può abbrancare il pallone. Stavamo dicendo del numero 18 del Pianopoli, che va a posizionarsi nella zona di centrocampo un po' più arretrato rispetto a quello che era il numero 8 Notaro, e adesso il Pianopoli dovrebbe essere schierato, anzi è schierato certamente, con un 4-4-2, con i due in attacco che sono il numero 11 Mazziotti e anche il numero 10, che dovrebbe essere esattamente Isabella, che dà supporto proprio al numero 11 appunto del Pianopoli. Ancora il Euro Girifalco, ancora il lancio lungo per Quirino,
che viene trovato in fuorigioco. Non mi è sembrato, forse, però certamente la posizione dell'arbitro in campo era migliore rispetto alla nostra, che siamo qui sulla postazione. Per fortuna che oltre al freddo e al vento non c'è anche la pioggia, la giornata e c'è un po' di sole, lo vedete, ma è abbastanza fredda la giornata, e quindi ben per i giocatori che sono in movimento, che soffrono meno di quello che certamente soffriamo noi sulla tribuna. Ancora il pallone non controllato dai giocatori dell'Eurogirifalco, perché prima che se ne impossessi il numero 6 Ferraina, come dicevamo, l'esterno sulla fascia di sinistra dell'Eurogirifalco. Ancora una sostituzione, vediamo chi esce. Palaia, esce il capitano Palaia, che dà la fascia al proprio compagno, a Stranieri per la precisione, il portiere, ed entra l'altro Burdino, Rocco in questo caso. Vedremo come va a posizionarsi. Palaia giostrava nella fascia di centrocampo, vedremo Burdino dove va a posizionarsi. Ancora una volta Cristoforo varierà diciamo non l'assetto tattico, ma la disposizione degli uomini in campo. Ci sembra che Burdino vada a destra, è Leonardo quello che è entrato, perché Rocco era già in campo. Decimo minuto del secondo tempo, quindi già tre variazioni, una subito all'inizio del secondo tempo, quella di Randò al posto del numero 9 Chaban per quanto riguarda l'Eurogirifalco. Adesso è uscito anche Palaia ed è entrato Leonardo Burdino, invece il Pianopoli aveva sostituito. Adesso vediamo, attenzione all'azione di attacco, sbaglia ancora Ferraina questa volta nel dare il pallone al proprio compagno. Sì, avevamo ragione, non cambia il modulo da parte di Michele Cristoforo. Sembra che Palaia, Leonardo, sia entrato sulla fascia destra di difesa dell'Eurogirifalco, e probabilmente Ferraina è avanzato nella fascia di esterno. Restano sempre a tre dietro. Attenzione al Pianopoli, l'1-2 tra Mazziotti e Isabella, poi viene fermato il giocatore della squadra Lametina, ed è Giampà con il pallone tra i piedi a servire il proprio compagno sulla fascia di destra, e Cablì che non controlla il pallone prima che lo stesso esca fuori dal campo di competenza. Certamente anche Aquilino una bellissima azione, si libera di tre giocatori, poi cerca di servire purtroppo a metà strada tra i due compagni di squadra, e il rinvio da parte della difesa del Pianopoli. Ancora una volta Mazziotti cerca di liberarsi, poi è bravo Randò a questo punto a cercare di portare fuori il pallone, ma lo perde. Ancora Mazziotti, e il pallone alla fine, vediamo se si tratta di rimessa con le mani oppure di calcio di punizione. Quindi stavamo dicendo, Gino, variazioni nello schema dell'Eurogirifalco, anche se non di schema appunto, ma di uomini. Sì, di uomini, perché come abbiamo detto, come abbiamo fatto notare all'inizio del secondo tempo, Leonardo Conidi è andato a fare il centrale d'attacco, lasciando il posto di centrale difensivo a Randò, come giusto che sia, visto che Leonardo Conidi è un attaccante, non un difensore, anche se se l'è cavata abbastanza bene anche
nel ruolo di difensore centrale. Bisogna dire che il Pianopoli non è che l'abbia impensierito più di tanto, anche perché continua a lasciare, come nel primo tempo, continua a lasciare il solo Mazziotti in fase avanzata, per cui non è difficile per la difesa dell'Euro Girifalco a bloccare le avanzate del solo Mazziotti. E Isabella sta cercando di dare una mano a Mazziotti, però è impegnato nel ruolo di copertura a centrocampo, per cui può dare in questa occasione, sta offrendo poco aiuto a Mazziotti stesso. Sì, diciamo che quando si difende il Pianopoli ha quasi un 4-5-1. Attenzione al tiro da parte di Ferraina verso la porta di Mascaro, la palla sorvola la trasversale e finisce sul fondo, quindi un po' di gioco di scacchi da parte dei due allenatori, che stanno cercando di variare i propri uomini in campo e in alcuni casi, forse anche in quello del Pianopoli, un po' anche lo schema, perché gli uomini in propria disposizione dell'allenatore del Pianopoli vanno in varie zone del campo a secondo se si tratta di una fase offensiva o in una fase difensiva. Ma neanche, adesso è l'altro Burdino, Leonardo, che serve all'indietro Randò. In questo momento adesso parte ancora una volta in attacco il numero 3 Chiarella, che serve Ferraina sulla fascia di sinistra per Quirino, ancora Ferraina, il porta il pallone, lo dà al centro, poi si prepara il tiro che lo effettua dalla lunga distanza. Se non andiamo errati dovrebbe trattarsi di Bonella. Chiarella, il numero 3. E si riprende con la rimessa dal fondo di Mascaro. Ancora Vonella a toccare il pallone che manda in fallo laterale. Noi ripetiamo ancora una volta, ci corre l'obbligo di chiedere scusa ai nostri telespettatori per la lettura della numerazione da parte dei giocatori dell'Euro Girifalco. Non è molto semplice, perché effettivamente questo color oro nel fondo bianco amaranto assolutamente è indistinguibile dalla lunga distanza, e quindi noi più che altro cerchiamo di ragionare a seconda della posizione che hanno in campo i giocatori, poi certe volte quando si scambiano la posizione a quel punto non riusciamo più a vedere e a capire chi possano essere. In genere ormai Gino li conosce anche fisicamente e ci viene in aiuto anche in questo, però ripeto, noi dobbiamo chiedere scusa, rilanciamo l'appello alla società dell'Euro Girifalco almeno di colorarli di bianco o di nero questi numeri, in maniera tale che in altre occasioni, se si dovessero presentare altre occasioni, abbiamo l'opportunità di effettuare una telecronaca più puntuale e più precisa, proprio per dare conto ai nostri telespettatori di quanto effettivamente avviene in campo e dare anche onestamente giusto riconoscimento agli uomini che sono in campo, perché cercando magari, sbagliandogli e invertendoli di nome, non diamo giustamente meriti a chi li deve avere. E comunque riprendiamo la nostra telecronaca con questo calcio di punizione a favore del Pianopoli, un Pianopoli che nel secondo tempo, Gino, mi pare che stia più cercando di contenere, mentre nel primo tempo aveva ribattuto colpo su colpo agli attacchi dell'Euro Girifalco, nel secondo tempo mi sembra un pochettino più coperto.
Sì, in effetti aveva, soprattutto nella seconda parte della prima frazione di gioco, aveva cercato di trovare il vantaggio. In questo secondo tempo sta cercando di controllare la partita e naturalmente mantenere la prima posizione. L'Euro Girifalco sta tentando da parte sua invece di arrivare per venire al pareggio, ha avuto un paio di occasioni che naturalmente non sono state finalizzate a dovere, per esempio nell'occasione che ha avuto Quirino non ha avuto il coraggio di colpire al volo, probabilmente sarebbe stato più efficace, più pericolosa la sua conclusione. Ora c'è un calcio di punizione per il Pianopoli dalla tre quarti campo e ti passo il microfono. Sì, Giampà sul pallone si allontana, lascia l'incombenza a Cablì che va a far sbattere il pallone sulla barriera dell'Euro Girifalco, poi per non correre rischi la squadra ospite manda il pallone in fallo laterale e non riesce nemmeno Domenico Conidi a controllare questo pallone. E lo stesso gli batte sul ginocchio e finisce in fallo laterale. Ancora Ferraina, poi il pallone tra i piedi di Malang che apre dall'altra parte. Ancora Quirino va incontro al pallone, lo mette giù, cerca di districarsi in mezzo a diversi giocatori del Pianopoli. Poi alla fine il pallone arriva sulla fascia di destra, attenzione, e Leonardo Burdino che mette al centro, la palla finisce in fallo di fondo per il primo calcio d'angolo della partita, se non vado errato, per quanto riguarda l'Euro Girifalco. E si portano in avanti anche i difensori, dovrebbe trattarsi anche di Chiarella, il numero 3 che si porta in aria per tentare il colpo di testa. Calcio d'angolo, palla al centro, la palla proprio per Chiarella che poi alla fin fine nel cercare di controllarla colpisce con una mano e l'arbitro gli fischia contro un calcio di punizione. Era stato ben battuto questo calcio d'angolo da parte dell'Euro Girifalco, la palla al centro dell'area di rigore del Pianopoli, non è uscito il portiere, alla fine c'è un'altra sostituzione. Esce il numero 9, se non vado errato, Gigliotti. Vediamo chi entra. Entra il numero 17. Qui non abbiamo problemi. Qui non abbiamo problemi di numeri. Lucia. Lucia. E subito contemporaneamente abbiamo visto il numero 4 che si è andato a spostare sulla fascia di destra per coprire probabilmente il posto del giocatore che era uscito. Venticinquesimo dovrebbe essere del secondo tempo, ecco il numero 2 Gallo che mette in area di rigore dell'Euro Girifalco, esce Stranieri, si impossessa del pallone, rinvio lunghissimo, attenzione che non riesce a controllarlo il numero 5 Palmieri, il pallone poi finisce tra le mani di Moscato, da un portiere all'altro, adesso da una difesa all'altra, vediamo se ci sarà palla a terra, si cercherà di giocare costruendo il gioco. Quirino mette giù, francobollato da Gallo e poi è Chiarella che manda in avanti per Leonardo Burdino che si è trovato sulla fascia di destra. I due Burdino schierati sulla fascia di destra del gioco dell'Euro Girifalco, Rocco diciamo sulla linea difensiva, Leonardo un po' nella linea di centrocampo, esterno di destro. Proprio lo vediamo in questa posizione, in questa occasione che c'è questo calcio di punizione del Pianopoli, come diventi un 3-4-3, un 5 poi dietro.
proprio 5 giocatori nella linea difensiva dell'Eurogiri Falco a controllare gli attaccanti del Pianopoli. Nel momento in cui il pallone viene riconquistato, i due esterni si proiettano più avanti e restano indietro i 3 giocatori della difesa. Adesso è bravo il giocatore del Pianopoli sulla fascia di sinistra, attenzione che c'è la squadra con il numero 10, Isabella, che forse perde il tempo, davvero una grandissima occasione questa per il Pianopoli, ma secondo me Isabella ha voluto fare l'euro, il gol del proprio mondiale perché non ha battuto nel momento in cui ce l'aveva sul destro, io non so se è destro o sinistro, però alla fine ha perso una grossissima occasione. Sì, avrebbe dovuto battere più in fretta, nel momento in cui ha avuto la possibilità ha fatto un dribbling in più e poi è stato contrato da Randò splendidamente. Fausto, volevo far notare dall'uscita di Palaia, Malanga è andato a fare il centrale e opera sulla fascia Burdino Leonardo, il quale Burdino sta diventando una opzione importante per l'Euro Girifalco perché i pericoli maggiori in questi primi minuti del secondo tempo sono venuti proprio dalla corsia esterna di destra, proprio competenza di Burdino. Sì, l'avevo notato, sottolineato, il Burdino sulla fascia di destra del settore dell'Euro Girifalco, effettivamente è il numero 7. Malang è venuto a prendere il posto di Palaia al centro del campo per supportare appunto la squadra di Michele Cristoforo. Si chiede un cambio, mi pare, dovrebbe essere Ferraina, che è il numero 6, che si è infortunato, non sappiamo, da quello che vediamo dovrebbe trattarsi di crampi, però hanno fatto cenno alla panchina di chiedere il cambio e si prepara un giocatore, si prepara un giocatore lì ai bordi del campo per entrare al posto del numero 6 Ferraina, che non sembra sofferente, perché non è questione di crampi, perché sente dolore, vediamo che effettivamente probabilmente nell'effettuare il cross precedente ha messo male il piede e sente forte dolore. Io ripeto, da quello che vedo qui dalla tribuna, da quelle operazioni che stanno facendo in campo, dovrebbe trattarsi di crampi, però ho visto il giocatore che si metteva la mano in faccia, dolorante. Adesso si dovrà verificare se il numero 6 dell'Euro Girifalco sarà in condizione di riprendere il gioco oppure se dovrà essere sostituito. Pare che venga accompagnato fuori campo con la gamba alzata, in questi casi se era questione di crampi sicuramente dopo l'estiramento che si fa di solito facendo forzare il muscolo che si è raggrinzito, come si dice in questi casi, si sarebbe dovuto riprendere, non è così, e comunque è uscito ed è entrato questo giocatore qua con il numero 14, dovrebbe essere, no, Signorelli 14, il numero 14 Signorelli. Quindi 3 sostituzioni effettuate anche da parte dell'Euro Girifalco. 27esimo, 28esimo del secondo tempo. Burdino Leonardo, vediamo se si porta in aria, vediamo cosa riesce a fare. Lì sì, addirittura si ostacolano poi con Quirino, perché Burdino a questo punto voleva fare probabilmente tutto da solo, non vi riesce. Ecco, signore, il nuovo entrato Signorello, che guadagna un fallo laterale, davvero un po' egoista questa volta. Era Leonardo Conidi, Domenico Conidi era il giocatore, e vediamo che ha voluto fare tutto da solo Gino. Sì, è stato un po' egoista, anche se Quirino avrebbe dovuto spostarsi perché
Domenico cercava lo spazio per poter poi battere la rete di sinistra. Mi pare che la sua azione fosse opportuna, insomma. Credo che abbia più sbagliato Quirino che non Domenico Conidi. Rinvio corto da parte della difesa del Pianopoli, che Signorello fa il cross in aria, ma viene il portiere Mascaro, riesce a sbrogliare la situazione uscendo fino ai limiti dell'area, ed è stato ammonito Domenico Conidi, che ha disturbato il portiere nella sua azione di rilancio del pallone. Sì, era fuori aria, certamente Domenico Conidi, il portiere era ancora in aria, però era ravvicinato, ha alzato il piede, probabilmente l'arbitro a quel punto ha deciso per il fallo e la conseguente ammonizione per disturbo del rinvio del portiere. Mazziotti per il Pianopoli, all'indietro per il proprio compagno, il numero 4 Cablì. Palla in aria, attenzione, chiedono il fallo i giocatori del Pianopoli, anche il pubblico di Fede Lametina, per un eventuale fallo su questo numero 17 che si era portato in aria. L'arbitro era vicino e ha proprio fatto immediatamente segno di rialzarsi al giocatore del Pianopoli. Sì, in effetti credo che non ci sia stato nulla di che, insomma, via. Probabilmente noi da qui ovviamente non siamo in grado di stabilire se il contatto c'è stato o meno. Fatto sta che il numero 17 del Pianopoli è crollato a terra, ha chiesto il fallo di rigore, probabilmente c'è stato il tocco con la spalla e lui ha accentuato, il che ha convinto l'arbitro a non assegnare alcunché. Pressing da parte del Pianopoli sul portatore di palla dell'Euro Girifalco, che alla fin fine viene costretto a sbagliare. Era Chiarella, se non andiamo errati, il giocatore numero 3 della difesa dell'Euro Girifalco, che ha perso il pallone, e poi invece Quirino viene a riconquistarla. Partono ad incrociarsi i due Conidi, vediamo Quirino, però alla fin fine tenta il tiro dalla lunga distanza, fa buona guardia Moscato, che davvero fino adesso si sta dimostrando molto sicuro, e sicuramente se il Pianopoli ha subito finora un solo gol, molto sarà anche merito suo. Sicuramente sì, anche se in questa partita diciamo che i due portieri sono rimasti pressoché inoperosi, a parte quella parata di Stranieri nel primo tempo, per il resto della gara i due portieri sono rimasti inoperosi. Sì, però più che di interventi veri e propri bisogna anche valutare su un portiere quando riesce a dominare la propria area di rigore, quando riesce ad uscire, quando riesce ad anticipare i giocatori avversari, ecco, come in questo caso nulla di particolare, nulla di eccezionale, però fatto sta che è sveglio, si accorge che la palla arriva lì, va a prenderla, anticipa difensore ed attaccante, e quindi in questi casi anche è importante quando un portiere riesce ad essere ben pronto e ben sveglio per fare in alcuni casi addirittura il libero aggiunto. Non è questo il caso di Moscato, perché non ha avuto occasione di dover uscire fuori dall'area per liberare, però nell'area di rigore di sua competenza è stato sempre molto pronto e capace di bloccare gli attacchi dell'Euro Girifalco. Completare degnamente quello che è il reparto arretrato più forte del girone D. Sì, abbiamo superato la mezz'ora del secondo tempo, il risultato qui al Girifalco è ancora fermo
sullo 0-0. Non riesce la squadra di casa ad arrivare al gol. Il Pianopoli è ben messo in campo, riesce a chiudere tutti gli spazi e sicuramente la squadra ospite, che è prima in classifica, che fino nel primo tempo addirittura aveva anche tentato di poter portarsi in attacco e segnare il gol del vantaggio, della possibile vittoria, adesso sta più che altro badando alla copertura, sta badando a non prendere il gol, perché già ci si potrebbe arrivare verso la fine della partita e poi sarebbe difficile poter recuperare in questi casi, e certamente meglio manterrebbe il pareggio, manterrebbe sicuramente i 3 punti di distacco dall'Euro Girifalco, considerando che poi nel ritorno, ecco, questo è un fatto che abbiamo potuto notare dal calendario, nel girone di ritorno avrà il Real Mortilla fuori casa, mentre l'Euro Girifalco, che potrebbe essere la diretta concorrente, lo dovrà ricevere in casa per la partita di ritorno. Quindi in questi casi, se riuscisse il Pianopoli a rimanere imbattuto, intanto manterrebbe i 3 punti e poi resterebbe davvero ancora da solo in testa alla classifica e ottenere sempre che ovviamente il Real Mortilla, come dicevamo, che ha 16 punti potenziali come l'Euro Girifalco, non ottenga la vittoria oggi. Il Real Mortilla oggi gioca in casa, è una partita abbastanza difficile anche con il Carafa, un Carafa a 12 punti, la quarta forza del campionato, e quindi certamente potrebbe, insieme con il San Pietro Apostolo, e quindi potrebbe arrivare anche il Real Mortilla a 19 punti. Vedremo quindi come si svilupperanno questi ultimi 10 minuti di partita tra l'Euro Girifalco ed il Pianopoli, 8ª giornata del girone D di seconda categoria. Eccolo, dicevamo, attenzione che questa volta Moscato viene disturbato e quindi l'arbitro fischia il calcio di punizione a favore della squadra prima in classifica. Mascaro, mi è probabilmente in questa... mi è sfuggito Moscato, ma è Mascaro il portiere del Pianopoli. Isabella a rilanciare per Mazziotti, poi il pallone sempre di colpito di testa al numero 10, che riconquista il pallone ancora una volta, il capitano del Pianopoli fermato, e si rilancia ancora in attacco la squadra, però non riescono a fraseggiare in maniera precisa i giocatori dell'Euro Girifalco, che stanno facendo un grandissimo lavoro, però poi quando devono costruire la fase di gioco sembrano un pochettino deficitari in questo ultimo passaggio. Sì, in effetti è uno dei difetti che deve migliorare, su cui deve migliorare l'Euro Girifalco, che fa poco gioco a centrocampo e confida molto in quei tre davanti, per cui ricorre spesso al lancio lungo in profondità, che di fronte ad una difesa così ben organizzata come quella del Pianopoli chiaramente non riesce a trovare sbocchi. Aquilino sulla fascia di sinistra, parte da lontano il numero 11, poi tenta di servire in aria il proprio compagno, che va a sbattere contro il portiere Mascaro, che è sempre pronto, come dicevamo, in questo caso è pronto ad uscire, ad anticipare proprio il giocatore dell'Euro Girifalco. Batti e ribatti a centrocampo, il Pianopoli non riesce ad uscire, non riesce a costruire un'azione importante. La palla alla fine è uscita in fallo di fondo, la rimessa di Stranieri per
Rocco Burdino, che dà al centro per Chiarella in avanti. Sbaglia, era questo Chiarella, era Palaia quello precedente, no, chiedo scusa. Allora ancora Rocco Burdino, abbiamo sottolineato come Palaia invece era uscito e poi è entrato Randò in difesa, quindi la linea difensiva è Rocco Burdino, Randò e Chiarella. Il tiro dalla lunga distanza senza pretese da parte del giocatore del Pianopoli. Ci stiamo avvicinando al 40° di questo secondo tempo, 38 per la precisione i minuti giocati, sempre 0-0, il rilancio lunghissimo da parte del centrale del Pianopoli, esce Roberto Stranieri e c'era anche fallo da parte fuorigioco di Mazziotti, ancora una volta Signorello che si trova qui nella fascia di sinistra, cerca di dare per Quirino che viene anticipato, ancora una volta Randò. Questo è Randò, quello è Rocco Burdino, eccolo di nuovo in possesso di pallone, il numero 2 dell'Euro Girifalco che lancia in attacco Leonardo Conidi che viene fermato in fallo laterale. Ma l'arbitro assegna la rimessa con le mani al Pianopoli, magari sostenendo che la palla era uscita fuori prima che la stessa arrivasse al giocatore dell'Euro Girifalco. Ma Niang per il momento a conquistare il pallone di testa. Si lotta a centrocampo, il pallone è ancora in possesso del Giampà del Pianopoli che di testa manda fuori. È ormai più un controllo a tutti gli effetti quello del Pianopoli per questo 0-0 che sarebbe importantissimo per la squadra lametina. Ancora lancio in area di rigore, vediamo cosa succede. Attenzione che c'è il anticipato proprio all'ultimo momento. Leonardo Burdino, in fallo di fondo, in calcio d'angolo, direzione si sta accendendo una mischia lì in aria, forse chiedevano qualcosa di più i giocatori dell'Euro Girifalco, però obiettivamente non ci dovrebbe essere nessun problema, speriamo che è un giocatore del Pianopoli che è a terra, quello che ha mandato in fallo di fondo il pallone per il calcio d'angolo. Resta a terra anche lui, chiedono l'intervento della panchina, dei sanitari del Pianopoli, anche in questo caso sembra che si tratti di crampi, no, ma si alza subito, non c'è bisogno che arrivi il soccorso sanitario. Si chiariscono Isabella e Leonardo Burdino, adesso è Quirino dalla calcio d'angolo. Vediamo la battuta della squadra di casa che cerca di raccogliere le ultime opportunità di questa partita per passare in vantaggio. Vediamo, palla al centro, esce Mascaro di pugno, libera la propria area. Poi il pallone arriva all'indietro, attenzione, deve stare attento Chiarella che rischiava di regalare il pallone ai giocatori del Pianopoli. Stranieri di sinistro al rinvio,
ancora Giampà di testa, ancora Maniang, questa volta fermato, Rocco Burdino, ancora rinviato il suo tentativo di rilancio in attacco. Si prepara una terza e ultima sostituzione da parte anche del Pianopoli. Vediamo chi esce, dovrebbe uscire il giocatore che si era infortunato poco fa, ma certamente non hanno tutta questa fretta i giocatori del... Secondo me esce Mazziotti, perché è quello che fa finta di niente e se ne sta venendo più, si sta allontanando più che possibile. Eccolo Mazziotti, difatti sapeva che sarebbe stato chiamato in causa, proprio numero 11, faceva finta di venire da questa parte per allontanarsi più che possibile dalla zona da dove doveva uscire. È tutto di guadagnato, questo ovviamente sono giochetti che fanno un po' tutti, Gino, questi qua lo vediamo anche in Serie A, figuriamoci se in queste categorie ormai non ci si è abituati anche a queste cose. È importante certamente la vittoria, il punticino, sia a livello di Serie A, sia a livello di seconda o di terza categoria e anche addirittura nelle partite amichevoli che facevamo noi ogni tanto qualche volta. E allora si riprende per questo finale di partita, siamo al 45esimo, in questo momento dovrebbe essere scattato il 45esimo, vedremo se ci saranno. È entrato Boca al posto del numero 11 Mazziotti, quindi vedremo se l'arbitro ha dato qualche minuto di recupero. Non mi sembra di aver visto la segnalazione da parte del direttore di gara Isabella, e questo è il numero 14, è uno dei più freschi, quello che è entrato da poco, anche l'altro 17 che cerca di controllare il pallone, all'indietro per il numero 2 del Pianopoli che dà all'indietro a Gallo, però recupera per un attimo la palla l'Euro Girifalco e poi c'è fallo da parte di Rocco Burdino, se non vado errato, che si è preso anche l'ammonizione per andare a fermare un tentativo pericoloso che poteva davvero sfociare in qualcosa di importante per il Pianopoli, perché era sbilanciato l'Euro Girifalco e il Pianopoli stava ripartendo in attacco. Io non ho visto se ha segnalato qualcosa di recupero, Gino, tu hai notato qualcosa? Attenzione che c'è il tentativo di rovesciata da parte del giocatore del Pianopoli, l'arbitro assegna il calcio di punizione per gioco pericoloso all'Euro Girifalco, che tenterà di ripartire per una delle ultime occasioni. Vedremo se riuscirà a portarsi in attacco la squadra di Michele Cristoforo, cerca di guadagnare tempo il numero 10 capitano Isabella. Ed eccolo ancora che riparte dalla propria area di linea difensiva l'Euro Girifalco, ma la palla fermata da Gallo, poi è il numero 7 Giampà a districarsi il centrocampo, al rinvio ancora la difesa del Pianopoli, il pallone di testa colpito per Stranieri che deve cercare di mettere lungo, anzi no, lo fa per ripartire con azione manovrata dalla propria area di rigore, non c'è più addirittura in questo momento alcuno schema tra le due squadre, si gioca cercando di recuperare più palloni possibile da una parte e dall'altra. Attenzione, Leonardo Conidi si mette il pallone in area di rigore e c'è il tentativo, ma c'era anche, no, sì c'è il fuorigioco fischiato dal direttore di gara, però ancora una volta a dimostrazione di quello che avevamo detto prima, Mascaro era stato davvero molto bravo a fermare il tiro dell'avversario. Puntuale, puntuale come sempre. Sì, uscita proprio tra i piedi del giocatore, gli ha chiuso lo specchio della porta. Era in fuorigioco, però l'azione era stata bella lo stesso. Non ci sarebbe stato eventuale il gol, però la parata il portiere del Pianopoli l'ha effettuata e l'ha effettuata molto molto bene.
Adesso c'è un po' di rinvio alla cosiddetta Vive il Parroco, si cerca di allontanare più che possibile il pallone. Quirino ancora in possesso di palla, lancia verso il suo compagno di squadra, però poi non riesce a controllare il pallone a Leonardo Conidi. La palla si perde, anzi no, non è in fallo laterale, viene recuperata da Rocco Burdino. Randò a portare palla, sbaglia il passaggio, poi commette fallo Quirino. E siamo già al 48esimo di questo secondo tempo, vedremo. L'arbitro dovrà probabilmente, ha assegnato 5 minuti di recupero, perché in questi casi, con le 6 sostituzioni che ci sono state da una parte e dall'altra, più qualche perdita di tempo per i revantaggi, e finisce qui. Ecco che è finita, quindi 0-0. Non riesce all'Euro Girifalco l'aggancio in testa alla classifica contro il Real Pianopoli, uno 0-0 che sicuramente è stato più bello nel primo tempo. Nel secondo tempo il Pianopoli ha pensato più a difendersi. Sì, in effetti la sfida tra la migliore difesa e il miglior attacco è finito 0-0. È un primo tempo in cui il Pianopoli ha tentato nella seconda parte del primo tempo di sbloccare il risultato, nella seconda parte invece si è messa a protezione dello 0-0. Il Girifalco ha fatto la partita nonostante qualche errore di palleggio, ha avuto qualche buona opportunità, però alla fine il risultato credo sia giusto così. Ed è tutto, abbiamo detto tutto quindi per questo risultato, 8ª giornata del campionato di andata, del girone di andata di seconda categoria, girone D, 0-0 tra Euro Girifalco e Pianopoli. Grazie a Pepe Rosanò per l'assistenza tecnica, da Fausto Varano e Gino Comi, e un buon risentirci alle prossime occasioni.